Signore e signori, siamo già tornati. Un anticipo sulla tabella di marcia e decidono subito di entrare in draft. Infinity Esports 1-2 dopo la vittoria contro gli Edward Gaming, contro Direwolves che si trovano sull'1-1 e cercano adesso di distaccarsi dagli Infinity. Abbiamo il primo lock immediato su Urgot, che è stato lasciato disponibile dopo il ban di Rakan e Alistar. Quindi Direwolves che vogliono mettere quell'incredibile, incredibile Arce in situazione difficile. Assolutamente sì, e andando a vedere come possono gestirsele, ragazzi dei Direwolves, ricordiamo una cosa molto importante: i Direwolves hanno vinto la scorsa volta, no? La scorsa volta in cui si sono incontrati, 2 giorni fa. La vittoria che vedete su di loro, esatto. La vittoria che vedete sul loro tabellone è stata trovata proprio contro gli Infinity. Comunque, Tam Catch è la selezione in corsia inferiore. O come dice un mio amico, Tam Catch. Tam Catch. E alla fine ti fa capire il perché del ban di Alistar e Rakan. Sono due campioni in grado di deposizionare la... non la rana pescatrice, il pesce gatto della corsia inferiore dopo un il siluro, divorare. Forse? Un siluro, forse? Potrebbe deposizionarlo? Potrebbe essere. Sì, potrebbe funzionare. Kai'Sa selezionata con Alistar bannato. Brom, a questo punto devi metterle di fianco. Assolutamente sì. Brom, sai che in teamfight insieme a Urgot funziona davvero davvero bene. Ricordiamo che l'epurazione va a proccare i colpi stordenti. Vero, è vero, la W riesce ad applicare i colpi stordenti. Una cosa importante, Kai'Sa, che è un campione importante di default proprio. Sì, quindi va menzionato. Dall'altra parte ovviamente il pick di Varus, perché è Varus. Funziona bene nella corsia contro Kai'Sa. Con Tam Kench dovrebbe essere un forte 2v2, anche se sono due corsie inferiori che si annullano a vicenda praticamente. Io sono ancora una volta curioso del matchup top lane, del matchup bot lane. Urgot contro Aatrox. Allora, per ora sono due lane interessanti, perché sono skill matchup da un lato, ma lane in grado di annullarsi dall'altro. Hai Urgot che può sia vincere che perdere la lane contro Aatrox dipendentemente dalle pressioni iniziali, e infatti vediamo che i ban degli Infinity Esports in seconda rotazione vanno proprio sui jungler d'early game. Rimosso Xin Zhao. Sì, per il momento i ban mi sembrano abbastanza standard da entrambe le parti, non vediamo nulla di particolare. La cosa degli Infinity è che nella scorsa partita hanno dimostrato un'ottima Irelia, quindi bannare nei fight Cotopaco. Bannare Irelia secondo me è una scelta saggia da parte dei Direwolves. Tuttavia, Jarvan in giungla. La scorsa volta hanno vinto con una composizione molto particolare. Hanno giocato bot lane Vel'Koz. Sì, che è una cosa che abbiamo visto anche da parte dei Kaboom. È vero, è vero. Quindi contro i Detonation Focus Me. Trovando così l'unica vittoria, il punto della bandiera. Aspetta, no, ho avuto un lapsus. Non era bot lane Vel'Koz, ma era mid lane Azir, ok? Ho avuto lapsus per quel motivo, perché era la stessa... Perché effettivamente i Kaboom hanno giocato bottom lane Vel'Koz con mid lane Azir. E arriva alla fine Nocturne per la giungla. Solid Snake, molto affezionato a questi pick un po' sneaky, un po' in grado di infiltrarsi dalle ombre, dall'oscurità, nella backlane avversaria. Dice che dobbiamo memare ancora come prima? Sì. Okay. Assolutamente sì. Okay, il problema è Nocturne contro Tam Kench, perché comunque Nocturne avrà un bersaglio che è facile andare a intercettare. E arriva una LeBlanc alla cieca per Cotopaco. Ok, la volta scorsa in cui Cotopaco ha giocato contro una LeBlanc, non con, ha ardintato, essendo completamente onesti. Il pick di Lissandra per triple potrebbe funzionare secondo me, ma... E se fosse Lissandra top contro Urgot? No, non credo, non credo. Non è un ottimo matchup. E oltre a quello, l'ha giocato soltanto Licorice. E lui può permetterselo. Secondo, è già stata giocata mid lane Lissandra nella giornata di ieri e ha avuto un discreto successo proprio contro le Blank, ma non tanto per la laning phase, ma molto di più per la presenza. Poi che vai a dare? Comunque Lissandra la vediamo anche con dei setup particolarmente difensivi. Licorice ce l'ha mostrata con quella che è la scossa di assestamento. La cosa di Lissandra che va ad analizzare è che comunque l'anello di ghiaccio può andare a intercettare le Blank nel momento in cui va a fare distorsione in per cercare l'aggressione. Può rispondere con la scheggia di ghiaccio, può salvarsi da un all-in grazie alla tomba di ghiaccio, anche attivandola su se stessa, andandosi così a curare e rimuovendo buona parte del potenziale di one shot da parte dell'illusionista di Noxus. È un buon pick in generale Lissandra. E quindi, signore e signori, sulla stretta di mano dei coach si sta per entrare ancora una volta sulla landa degli evocatori. Prima di lasciare la parola al pubblico, io lancio una domanda a te.
Dimmi. Quale di queste due team comp ti convince di più? Allora, personalmente sono un fan della comp dei Direwolves. Sono convinto che abbiano il team col superiore team fighting, generalmente il team favorito all'interno di queste partite, perché tendono ad essere molto caotiche, molto confusionarie, con tantissimi outplay meccanici. Perciò avere la possibilità di riuscire ad outplayare il proprio avversario, no? Non solo riuscire a avere comunque una buona gestione delle sideline, avere magari la miglior macro. Tra l'altro, credo sia molto di più tipo i grandi fight, i grandi grossi fight con tanto caos. Questo è vero, quelli questo di è LeBlanc vero. Non credo siano il massimo sotto quel punto di vista lì, almeno per quello che riguarda gli Infinity. Comunque, signore e signori, si entra sulla land degli evocatori. Infinity contro Direwolves. Quindi, da casa, in chat, hashtag INFWin o DWWin. Non solo in chat su Twitch, ma andate anche su Twitter, dove potete twittare con gli hashtag del team che andate a sostenere, twittando a PG Esports It e a LOL Esports, se volete far arrivare oltre oceano. Non INF. 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 Per distinguerli dagli altri INF o per cosa? INF sta per inferno, INF sono gli Infinity. Ok. Dipende se italianizzi o inglesizzi la cosa. Andiamo a vedere un pochettino come performeranno queste due squadre. I Direwolves la volta scorsa hanno giocato secondo me una buona partita, una solida partita contro i ragazzi degli Infinity. Tuttavia gli Infinity hanno un pochettino rimodernato il loro look, si sono andati, non lo so, a prendere un cappotto nuovo, una giacca nuova e scarpe, secondo me sono le scarpe a fare molto. Può essere. Hanno anche, si sono tagliati i capelli, fatti la barba, no? Sono no! un nuovo team. Okay. Non ci si fa la barba. Non si sono fatti la barba. Andiamo a vedere lo start delle rune da parte dei giocatori. Nocturne, tempo letale, presenza di spirito, quindi abbastanza standard da parte sua. Spellbook per Urgot. Il setup da alto sustain da parte di Aatrox, che però va con l'impatto improvviso invece che per l'assaggio di sangue. Di conseguenza è un Aatrox più arrassabile del normale. Vedremo che cosa. Tra tantissime virgolette. È una questione del matchup Aatrox-Urgot, la selezione di l'una piuttosto che l'altra. Vediamo come si andrà a evolvere la situazione. Per il resto il tutto è molto standard. Piede lesto per Kai'Sa per sopravvivere alla fase di lane. Start di Doran Ring. Potremmo aspettarci una Kai'Sa nella sua forma AP, in questo caso, sempre più comune all'interno del competitivo. Vedremo se effettivamente sarà così o meno. Nel dubbio Relic già con il livello 2 nella corsia superiore. Biopanther non ha tale privilegio al momento. Tuttavia dovrebbe essere in grado di ottenerlo con il prossimo minion. Io ancora una volta, io ogni volta ci tengo a parlare delle minion wave, perché sono l'aspetto più importante del gioco. Ricordate, un'intera wave di minion più uno È il livello 2. Quindi nelle solo lane, ok? La seconda wave più 3 minion melee, oppure il minion cannone, è il livello 3. Esatto. E la quarta wave, guarda qui intanto, è il livello 4. Andiamo a rivedere che cosa sta succedendo nella corsia centrale. Triple prende una valanga di danno. Tuttavia Cotopaco non ha l'ustione, perché ha deve dovuto prendere scegliere per la purificazione. Purificazione che comunque va a negare parzialmente l'ingaggio su di lei. Ricordiamo che c'è ancora la soppressione da parte di Shernfire. Direwolves che giocano effettivamente con Shernfire, quindi da quanto tempo Shernfire è nei Direwolves? Credo da 26 anni. Ok, quindi effettivamente da parte sua potrebbe esserci la volontà di andare a conquistare la vittoria per il suo team. Vedremo. Intanto Triple perde una valanga di minion sotto torre, utilizza male la scheggia di ghiaccio riducendo a poca salute i minion caster. Non dubito sarebbe stato in grado di prenderli a prescindere. Tuttavia i ragazzi dei Direwolves, l'obiettivo non è vincere le fasi iniziali, comunque non il super early game. Questa è una composizione che punta molto alle fasi centrali, e il mid game è stato un pochettino il focus di tutte le squadre, se dobbiamo essere onesti, no? Il mid game è la fase dove si chiude veramente il game. Attorno a quei 25-30 minuti le partite non tendono ad andare molto più a lungo di così, al di fuori dei game dei G2, perché sono i G2. È una specialità europea quella, da dire, ecco, sotto quel punto di vista. Intanto primo back per i due jungler. Da un lato abbiamo gli stivali, in modo da iniziare a proccare il predatore per quanto riguarda Skarner. Dall'altro lato Solid Snake si porta subito aggressivo verso una spada. Abbiamo in corsia superiore Urgot che sta abbastanza maltrattando Aatrox.
abbiamo una farm lead da parte sua, ma soprattutto abbiamo una priorità in corsia enorme. Carretto che verrà adesso conquistato da parte di Arce, che va ad ingaggiare. Sta un po' esagerando, sta tirando la corda in quella corsia inferiore, ma però il la trade sta in cambio sembra essere potente abbastanza da spaventare l'opposizione degli Infinity Esports. Puoi permettertelo finché Aitam Kench è di fianco. Nel frattempo Solid Snake va a conquistare il presidio di cristallo. L'Aguglia arriva al lato Infinity, che però vanno così a telegrafare la presenza del jungler avversario. Cotopaco dal cespuglio con un lume piazzato molto in là. Ok, quello è un lume. È stato aggredito nella corsia centrale, mentre King e Cupcake continuano a mantenere molto in avanti il push in quella corsia inferiore. Tuttavia sta arrivando Skarner, potrebbe potenzialmente, con il predatore ormai già nelle sue mani, ma contro le Blank un'opportunità in corsia, non dico contro le Blank, okay, in una delle corsie. La corsia superiore forse sembra essere il matchup più tiltevole da una parte o dall'altra. Il primo recall tra l'altro è già arrivato da parte di Relic, che ha già dovuto utilizzare il teletrasporto, mentre Biopanther non si può dire la stessa cosa. Ancora soltanto lo scudo di Doran, non è tornato in base ancora il TP. Vedremo come la situazione si evolve, anche perché adesso che ci sarà questo pit stop obbligato da parte di Biopanther, che ha applicato una buona priorità di corsia, ma per non perdere risorse torna con il teletrasporto e i calzari del ninja. Che inizio difficile. È una scelta particolare, tra l'altro zero pozze. Sì. Da parte sua arriva bravo Cotopaco. Non so se riuscirà a tirarsi fuori da questa situazione. Arriva in questo momento Skarner nella corsia centrale, difende il suo compagno di squadra e ricordiamo lui a disposizione di un'uccisione, ma Solid Snake risponde. Perciò perché non riesce a salvare indietro Cotopaco? Tra l'altro con flash e purificazione up muore. Cosa è andato storto? Vorrei rivedere il replay, perché anch'io non ci ho capito molto, onestamente. È stata l'uccisione adesso alquanto particolare. Riguardiamo. Qui, Cotopaco va a rimuovere un lume piazzato nel cespuglio. Viene aggredito da parte di Triple. Arriva lo scatto attraverso il muro. Shenfire insiste su di lui. E scompare le Blank, perché Triple aggredito. Cotopaco è scappa. Fermo sul posto. Niente. Ah no, è stato fermo proprio. Le flash in faccia, Lissandro le uccide. Fine. Ma davvero? Cotopaco è rimasto lì. Ma aveva purificazione up. Questa è casa mia, ha detto. Non me ne vado da nessuna parte. Ma muori in casa tua, in questo caso. Beh. Comunque non te ne vai? Attenzione. Questa è stata una buona lettura da parte degli Povero Infinity. Triple. Perché leggono l'assenza di tomba di ghiaccio da parte di Lissandra. Sanno che non poteva curarsi, non poteva parare l'aggressione iniziale, non poteva bloccare gli avversari sotto torre. Cotopaco e Solid Snake insistono sotto la struttura nemica, trovando così un'uccisione di ritorno. Snake 2-0. È 2-0 a questo punto del game. Con un campione che non è necessariamente un serpente, ma comunque da presenza all'interno di questa, di questa mappa, no? Comunque riesce ad essere molto molto incisivo. 2-0-0. Probabilmente con il prossimo back riuscirà a chiudere il guerriero. Sì, questo è vero. Che non è roba da poco. Per Nocturne essere così avanti così presto significa avere un buon possesso di quella che sarà la partita. Alla fine, intanto in corsia inferiore abbiamo un tank. Intanto Triple, abbiamo appena visto l'interazione del perché si sceglie Lissandra in corsia contro le Blank. Comunque stavo dicendo, in corsia inferiore la presenza di Tahm Kench sta dando tantissimo a Varus contro una lane Kai'Sa Braum. Braum era stato era obbligato dall'assenza di Alistar e volevi mettere un tank di fianco a Kai'Sa. Inoltre ricordiamo appunto l'interazione tra Braum e Urgot. Vediamo come Cupcake e King decideranno però di distribuire questo vantaggio, perché da parte loro, per quanto non ci siano kill, c'è una farm lead di quasi 20 minion. È enorme. E nel mentre sotto torre da parte di Cotopaco. Andiamo a vedere un pochettino quelli che sono gli oggetti, perché avevi parlato dei calzari di Mercurio? Sì. Sbaglio. In corsia centrale, infatti eccoli lì per quello che riguarda Cotopaco, dall'altra parte capitolo perduto. Abbastanza standard la scelta da parte di Triple. Anche perché Cotopaco dalla sua già il sigillo scuro e la pozione della corruzione, quindi la possibilità di rimanere a lungo in corsia c'è. Devi ridurre la durata dei controlli avversari. In questo caso sì. I calzari di Mercurio riducono tutto quello che Lissandra ha da offrire. Tutti i controlli di Lissandra vengono ridotti dalla tenacia. Questo è assolutamente vero, tuttavia ha la purificazione e Triple decide di prendere danno dal drago. È un bait. Un bait perché c'è la piantina. C'è la piantina.
Beh, bait ben riuscito. Arriva Sharnfire, va a prendersi lo Scuttlecrab bottomside. Triple ha perso tanto di quel tempo. Cioè, veramente, alla fine della fiera Triple ha perso tempo. E ha permesso assolutamente nulla. Ha permesso alle Blanche di riconquistare pressione di corsia. Solid Snake adesso insieme anche al proprio compagno di corsia va a rimuovere la visione avversaria. Da parte di Solid Snake qui c'è stato un... più che errore, diciamo, una piccola svista. Perché solitamente quando con la lente dell'oracolo vedi una un lume di controllo, vai avanti e controlli se ci sono lumi invisibili. Nel frattempo, attenzione, c'è Sharnfire nella corsia centrale. Potrebbe esserci il gancone di Buitoni, come direbbe il buon Merlo. Vediamo se saranno in grado di chiudere la distanza con Cotopaco. Ricordiamo il flash ancora a disposizione da parte del mid laner. Vediamo se riuscirà a chiudere l'uccisione del Solid Snake. Bellissimo da parte di Skarner. Adesso uno contro due. Non ci credo! E riescono a prendere l'uccisione gli Infinity Esports. Però arriva Varus nella mid lane. Lo shutdown nelle mani di King. Quella era una terza uccisione, ricordiamolo, nelle mani di Solid Snake. Quindi tanti gold nella saccoccia di King. King che letteralmente va in corsia centrale a raccogliere. Buono l'intervento da parte sua. E un potenziamento blu da fare da ciliegina sulla torta per la corsia inferiore. Varus col potenziamento blu è felice, molto molto felice. Beh, però ha fatto un bel lavoro. Sharnfire nelle fasi iniziali ha fatto un'ottima cosa con l'impalamento. Allora, rivediamo qui. Cotopaco ingaggia, arriva la catena eterea, connette su Triple. Triple cerca un trade back anche perché era stata attivata il predatore da parte di Skarner. Cercano di chiudere su Cotopaco. Si lancia in avanti Nocturne. Viene bloccato inizialmente dall'anello di ghiaccio, impalato da parte di Skarner. Però non riescono a chiudere. Cotopaco con il flash in avanti mantiene il range per la catena eterea. Arriva il secondo proc e arriva la morte del jungler nemico. Guardali lì quanto sono felici. Sono i ragazzi degli Infinity, ovviamente, che sono... è ovvio siano felici nel vedere la propria squadra. Anche perché se vincono queste, gli Infinity scavalcano i Direwolves. Vero? Però se non dovessero vincere i Direwolves questa partita, la situazione sarebbe davvero terribile per loro. Perché se perdono contro gli EDG vengono scalzati via dal girone. Già, e l'ultima volta che i Direwolves hanno affrontato gli EDG non è stato un bello spettacolo, oggettivamente. No. Gli Infinity Esports invece hanno avuto un grosso progresso, se devo essere onesto, rispetto a quello che abbiamo visto due giorni fa. Si stanno dimostrando onestamente un'altra facciata. In particolar modo Solid Snake e Cotopaco sono i due player sulla quale voglio soffermarmi, perché davvero loro stanno giocando incredibilmente. Ingaggia Bromi in corsia inferiore. L'ingaggio da parte di Arce. Vediamo se sarà in grado di prendere la squadra avversaria, comunque la botlane avversaria, di sorpresa. Il flash in, lo stun ancora una volta su King, che non ha il flash. Un'ottima uccisione nelle mani della botlane degli Infinity. Però non possono proseguire l'inseguimento su Cupcake. Arce aveva anche provato a cambiare la summoner spell con una purificazione per cercare di continuare l'inseguimento. E ogni pezzo del puzzle, ogni tassello sta andando in favore degli Infinity Esports. Adesso con il messaggero si portano verso la corsia centrale. Probabilmente saranno in grado di rompere quella torre. No. La rotazione di Relic invece no. No, alla fine non riescono. La utilizzano come cannonata singola e si portano così verso la conquista. Possono rompere bot lane o forse no, neanche perché lì arrivano i Direwolves. Vediamo se saranno in grado di chiudere queste uccisioni. In realtà muore, no. Vuole allontanarsi da Lissandra, però arriva la tomba di ghiaccio. Vediamo se sarà in grado di sopravvivere. Sembra di sì per il momento. L'uccisione arriva su Arce, ma non ci credo. Danno stanno facendo gli Infinity. Solid Snake con la seconda uccisione nella corsia inferiore. Gli Infinity Esports riescono a rispondere allo scambio. Relic in avanti, Tanatofobia rallenta Cupcake. Cupcake rallentato, la Tanatofobia prende l'uccisione. Quattro uccisioni nelle mani degli Infinity. Wow! I Direwolves smembrati. Oh, Dio, sono demoliti. Completamente annichiliti. Che azione da parte degli Infinity qui. Però che danno oltraggioso fa Solid Snake. E Kai'Sa con un solo oggetto, tra l'altro vorrei anche sottolineare quel piccolo aspetto della detonazione mi delle stack di plasma. Non fosse nemmeno chiuso, eh? No, non l'aveva chiuso lì. Stava solo detonando stack di plasma, era solo passiva. Rivediamo l'azione, perché qui letteralmente tutto il team dei Direwolves si presenta in corsia inferiore con due teletrasporti e un viaggio dell'abisso. Qui Brom e Kai'Sa fanno un lavoro di riposizionamento che è semplicemente sublime. Kai'Sa viene aggredita, inizialmente arriva l'anello di ghiaccio, arriva la tomba di ghiaccio, si lancia in avanti, Triple viene stordito, non connette, non ha trovato, no, è stato Solid Snake a trovare la kill su King, peccato perché almeno avrebbe giustificato una kill in più la presenza così a lungo da parte di Kai'Sa in zona. Relic flash in avanti, connette la Tanatofobia max range,
E la pelle coriacea, diciamo che non è che possa molto contro la tanatofobia. Quello è vero, però davvero che gran lavoro da parte di Solid Snake. Che fantastico positioning da parte di Renio. In generale, gli Infinity sembrano un team rinato all'interno di questa seconda giornata del gruppo B. Sì. All'interno di questo playing stage dei mondiali. No, aspetta, questi sono gruppo A, se non sbaglio. Gruppo A, scusa. Gruppo A. Allora, Biopanther adesso in corsia inferiore mantiene sì un vantaggio in farm nei confronti di Relic, ma importa davvero poco quando il tuo team ha bisogno di te e tu non puoi intervenire in tempo. Relic inizialmente sembrava essersi teletrasportato semplicemente per compagnia, però quel flash è di nuovo. Arriva l'ulti di Brom, completamente a vuoto. Solid Snake non riesce a trovare il target perché viene mangiato da parte di Adam Cage, ma viene bloccato Shernfire, demolito dalla mappa. Cupcake potrebbe fare la stessa fine. La Q da parte di Renew, non in grado di chiudere l'uccisione, ma riescono a trovarla sul Varus. Doppia nelle mani di Renew, ottimo lavoro da parte di Solid Snake e compagnia. Fortuna che Kai'Sai è un campione così bilanciato, perché se no ste robe chi le vedeva? Renew in corsia superiore. Allora, gli Infinity stanno giocando veramente in maniera sublime. La duo lane Kai'Sai-Brom viene giocata in maniera incredibile da loro. Brom sta facendo una partita incredibile, sta facendo una giornata incredibile. Ricordiamo che questa botlane non dovrebbe vincere il 2v2, ma semplicemente la presenza dell'ulti di Brom più quella di Nocturne. Guarda qui, Brom ha mancato anche tutti con la ulti. Questo era un 3v3 perché c'era anche Skarner top lane. Peccato che con l'attack speed semplicemente surreale di Kai'Sai, potenziata dagli steroidi naturali che ha all'interno del suo kit, devo dire che avesse connesso anche il cercatore del vuoto uccidendo Tam Kench mentre sarebbe tirava destri. Sarebbe stata un po' una swaggata lì. Sì. E abbiamo già due fasce d'argento vivo, di conseguenza quello Skarner 1-3-2 in uscita dalla fase iniziale contro un Nocturne 5-1-4 non penso troverà mai alcun risultato in questa partita. La presenza, guarda lì. Oh, arriva ancora una volta. Guarda il danno di Solid Snake. È morto in pancia. La pancia di Tam Kench, completamente annichilito. Nulla che possa fare. Solid Snake viene shutdownato da Shernfire. Ma a quale prezzo? Si butta nel mezzo triple. Arriva la tomba glaciale. La chiusa è stata troppo presto da parte di Renew. Ok, arriva Aatrox. Quindi le kill cominciano a piovere in favore dei Direwolves. Arriva la seconda, questa volta da parte di Biopanther, che finalmente ha trovato l'apertura all'interno del teamfight. E vediamo il flash, questa volta da parte di Triple. Cotopaco cerca l'escape. Il flash da parte di Juke City, baby! Torna indietro sulla distorsione, questa volta sulla mimica. Gli Infinity Esports, oh, stanno dando spettacolo. Cotopaco oggi è sexy, ma veramente micidiale. Che cosa sta facendo? Prima con Irelia, adesso con le Blank. Juke City, baby. Quei movimenti, mio Dio. Look at the clans, look at the moves. Cotopaco, what was that? E aveva ancora la QSS a disposizione, tra l'altro. Riguardiamo l'azione. Se avesse avuto bisogno di usarla, rivediamo. Qui Solid boom. Snake, grazie al proprio terrore boom imposto, uccide Varus all'interno della pancia di Tam Kench. Aveva utilizzato anche lo smite rosso, se non vado errato. Muore comunque Nocturne, aggredito dal team nemico. Shernfire ucciso in ritorno. Ingaggia su due triple, aspettando Biopanther. Uccidono Arce, ma guarda qui che lavoro che fa Cotopaco. Si lancia in avanti su triple, distorsione all'indietro, continuano i basic su triple, i destri arrivano su di lui. Cotopaco attraverso il muro, arriva anche la distorsione attraverso il muro stesso. Tornare indietro per applicare la catena su Aatrox. E lo fa sembrare facile. Guarda lo staff, sono contenti. Non ci credono. Non ci credono. Tipo, dopo il primo giorno che hanno avuto tremendo, vedere gli Infinity giocare così davvero mi scalda il cuore. Stanno giocando super super bene. Ma ti immagini? Oh, oh Roberto, te la sì, sto tirando, eh. Infinity Vitality. Immagina, finale dei aspetta, mondiali. Aspetta. No. Sì, vabbè. Ti immagini gli Infinity vincono questo game. Finiscono in tie break. Aspetta. I Direwolves vincono contro gli EDG. Triplo tiebreaker tra Direwolves, EDG e Infinity. Se succede, vado a casa direttamente, così impari a gufarmi le giornate. O vai a Kaisa. Fa male, ragazzi, però per voi sopporto anche questo. È il tuo stesso gioco, lo Cotopaco, sai, Roberto. Lo so benissimo. Cotopaco 4-1-6, vantaggio in farm nei confronti di Lissandra. Lissandra aveva senso come pick, ma Cotopaco sta surclassando così enormemente dal punto di vista meccanico gli avversari
che non c'è davvero modo di far valere una Lissandra. Solid, Snake e Cotopaco sono i due carry del team all'interno di questo, sì, di questa partita almeno. E Arce, Arce sta giocando una Arce sta giocando divinamente. Relic un po' silenzioso, ma questo è perché è Urgot che rimane nella side lane. Tu dici vabbè, sta lì, cioè, lo tengo lì, nel senso, non è che gli do fastidio, non lo chiamo nemmeno. Anche perché ha bisogno della gloria del giusto prima di essere importante a livello di teamfight. Vuoi entrare dentro correndo come un matto sulle tue 8-6 zampe? Sono 8? Sono 6, 8, 6, 6. Rivedremo. Sì. Solid Snake ancora una volta in corsia centrale di fianco ai suoi compagni di squadra. Vedremo se vogliono insistere. No, stavolta no. Si rendono conto che c'è Shellfire in zona. Cotopaco potrebbero chiudere su di lui in realtà. Attenzione, Triple perde tre quarti di vita completamente cancellato da parte di Cotopaco, che ha la QSS e non esita ad utilizzarla in questo momento. Il flash da parte di Skarner. Tanti saluti Cotopaco. No, sopravvive per il momento. No, Fing. No, 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 forzato, no, il flash aggressivo. Riesce a prendere l'uccisione per grazia divina dei Direwolves. Perché occhio, arriva la Suprema. È stata la fine. Potrebbe arrivare la paranoia. No, non c'è da parte di Solid Snake. Però il danno da parte di Arce, o meglio da parte di Renew, si fa sentire pesantemente. Costretto comunque ad allontanarsi. Gli Infinity non trovano un'uccisione in cambio, ma ci sono delle health bar, delle barre di vita luccicanti dal lato dei Direwolves. Quindi questo vuol dire torre, che gli Infinity possono sbloccare la torre della corsia superiore. Triple al teletrasporto. Non penso voglia veramente teletrasportarsi adesso, anche perché il viaggio dell'abisso è stato sprecato. Non c'è il teletrasporto da parte di King. Non possono insistere in questo, in questa contesa. E se da un lato effettivamente sono stati gli Infinity a perdere un membro del loro team, Cotopaco che cade dopo un inseguimento durato eoni, alla fine prendono una torre, quindi va bene così. Kaisala vediamo adesso optare per l'ability power dopo la fascia d'argento vivo. Sarà Dente di Nashor per lei. Rivediamo l'aggressione ai danni di LeBlanc. Cotopaco si porta in avanti, un danno surreale nei confronti di Lissandra, che però con l'artiglio si riporta in range di Cotopaco, utilizza la stasi per salvarsi. Cotopaco immobilizzato dal pungiglione e ahimè aveva già sprecato la fascia d'argento vivo, e questo che permette poi a King di trovare lo shutdown su di lei. La cosa è che non aveva il cleanse a disposizione, quindi la fascia d'argento vivo è stata in un certo senso obbligata da parte di Cotopaco, altrimenti avrebbe utilizzato prima la purificazione e poi la fascia d'argento vivo quando è arrivato Skarner. Quindi gli è stata un pochettino forzata la mano qua, un po' un'esagerazione da parte di Cotopaco andare per il trade subito dopo. Tuttavia non credo sia così problematico dal lato degli Infinity. Hanno perso il mid laner, sì, ma comunque non sono messi male all'interno di questa partita. I Gold sono paradossalmente molto vicini tra una squadra e l'altra. Se vai a vedere, il vantaggio è solo di 3200-3300 gold scarsi. Sai che in questa fase di gioco significa davvero poco, anche esatto, perché è un vantaggio che non è giustificato da 15 kill a 8 e 3 torri di vantaggio. Vuol dire che il resto delle cose sulla mappa non stanno andando così bene come il tabellone ti va a indicare. La cosa che ha molto a che vedere con il farm, no? Top lane, sì, farm, bot lane farm. Gli Infinity si sono mossi molto di più all'interno di questa partita e hanno sacrificato questo lasciando delle minion wave in più nelle mani dei Direwolves, che per il momento non stanno sfruttando questo, però magari con il tempo saranno in grado di poterlo fare. Secondo inoltre, oggetto in arrivo comunque per Kaisa, e dovrebbe essere la AP build con il Nashor e compagnia Briscola. Sì, 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 sì. Abbiamo King che, parlando di oggetti, comunque grazie ai ninja tabby che gli conferiscono armatura, si evolve e diventa Armor King. Quindi passa dall'essere una tigre all'essere un ghepardo. Molto. Questo è fondamentale perché diventa il maestro di se stesso. E ci spostiamo sulla corsia inferiore, dove Relic e Solid Snake continuano a viaggiare uno di fianco all'altro. Relic adesso inizia a diventare colpevolmente anonimo, perché Relic ha bisogno di impostare qualcosa in più durante questi fight. Deve far valere quell'Urgot, ha dalla sua la gloria del giusto. Non stanno però ingaggiando intorno a lui. Quello è vero, però una delle cose della quale si potrebbe parlare è il fatto che, nonostante tutto, nonostante la maggior presenza da parte di Biopanther, perché ha avuto dei TP secondo me superiori rispetto a quello che ha fatto Relic all'interno di questa partita, comunque lui si è in vantaggio. Cioè Biopanther è in vantaggio nei confronti di ampiamente, di ampiamente Relic. Inoltre quella letalità ti permette in qualsiasi situazione di intervenire in un teamfight. Cioè quando ti vedono flancare col distruttore di mondi attivo, non possono ignorarti. E tra l'altro, dato la doppia fascia d'argento vivo, molti di questi gold extra da parte degli Infinity non possono essere fruiti appieno, perché gold read di 3000 e ne abbiamo 2600 che sono le due fasce d'argento vivo.
Vantaggio illusorio quello degli Infinity. Comunque, vantaggio illusorio da un lato, vero, però abbiamo lo scaling da parte di Kai'Sa da un lato contro l'anti-scaling da parte di LeBlanc. Questa partita rischi di arrivare a quei classici punti di partita con LeBlanc dove cerchi di assassinare qualcuno ma non ci riesci. Allora vai in panico e cerchi di forzare le giocate. È una cosa che abbiamo visto, ahimè, spesso all'interno del panorama competitivo, perché LeBlanc serve a questo. Adesso... Prima parlavamo delle fasce d'argento vivo, ne è arrivata addirittura una terza ed è quella per di Relic. Renew, arriva la paranoia da parte di Solid Snake che plana direttamente sul povero Bio Panther. Viene in questo momento spaventato da parte del Nocturne, arriva il distruttore di mondi, va in suprema. Vediamo se sarà in grado di sopravvivere, sembra di sì. Sharnfire non è troppo preoccupato del danno effettuato al suo top lane. Stai dicendo, non ha neanche sprecato il flash in tutto ciò, Aatrox. Hai lanciato una tonnellata di risorse. Hai utilizzato la paranoia, hai utilizzato l'istinto omicida. Per cosa? Per allontanare Aatrox? Oh, triple. Guarda triple! Arriva dall'altro lato. Oh, baby, a quattro triple! Persone bloccate da parte di Lissan. Solid Snake forzato al flash fuori, non ha la paranoia, non è utile al resto del suo team il flash di Bio Panther per chiudere l'uccisione sul top laner, anzi sul jungler avversario. Solid Snake ha fallito la missione. Otacon, dove sei? Cupcake va a uccidere Relic. I Direwolves trovano niente, due uccisioni attorno alla corsia centrale, anzi tre perché è morto anche Arce all'inizio del fight. Ed è Baron adesso. Questo succede quando sprechi tutte le tue supreme per cercare di uccidere un Aatrox che non muore. Molto qui Tahm Kench manca di rispetto al Baron, gli sputa in faccia. Aia. Un altro granchio. Cotopaco, doppia distorsione in. E qui vogliono... Flash su fuori. Cosa? Kai'Sa ha ucciso Aatrox! Ma cosa? Ha one-shottato! Cotopaco adesso vuole chiudere, però chiudono su di lui arriva e la muore. Purificazione... Morto. No, sì. Oh, sì, 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 no. Sì, no, l'ho visto scomparire, ho detto no, si è riteletrasportato in mezzo al team nemico, quindi muore. Tra l'altro un autoattacco di Lissandra, con che sufficienza gliel'ha tirato per te. Non ti meriti neanche le mie abilità. Rivediamo, rivediamo che cosa è successo, perché qui Relic si porta in avanti insieme ad Arch, ma qui come già detto precedentemente, oh baby a triple è una frase che assume un dei connotati completamente diversi. Triple si lancia nella backline su tutti, arriva il danno della tomba di ghiaccio. Doppia uccisione da parte di Bio Panther, che arriva in apertura dell'azione dopo che avevano cercato di uccidere proprio lui. Cupcake si mangia Relic. Complimenti per lo stomaco nel fare una cosa del genere, anche perché è nella skin Battlecast, quindi anche bello pesante da digerire. E niente da fare, tonnellata. Relic, come ti continuo a dire, colpevolmente anonimo. Non giocare con però il proprio, sai, top laner. Secondo me molti degli errori gli sta commettendo Renew. Perché sì, anche all'interno dell'ultimo fight, quando è arrivata la catena della corruzione, ha cominciato a distribuirsi. La fascia d'argento vivo è arrivata super presto da parte di Renew. Ok. Non l'ha tolta. È rimasto bloccato sul posto. Sì, ok. Okay. Quindi non ha fatto danno all'interno del fight. Uno dei motivi per cui non sono riusciti a fare assolutamente nulla. E tra l'altro Arce è morto ad inizio fight. E parlando di catena della corruzione arrivata da parte di King, in questo momento il teletrasporto arriva nella corsia centrale da parte di Relic per salvare la situazione. Questo vuol dire che i ragazzi dei Direwolves vanno a battere in ritirata. Qui Bio Panther ancora scambi, qui, scambi il tempo della Suprema in cambio di un teletrasporto, dove mantieni il teletrasporto di Aatrox e quindi la sua pressione sulle side lane. Adesso gli Infinity devono forzare la giocata sul Baron, perché altrimenti perdono per assenza di TP sulla side lane. Però è molto rischioso. Eccolo lì. Ok, hanno... Buono. Sono riusciti a compiere la missione, bravo Solid Snake. Ok. Nel ottenere il teletrasporto di Bio Panther. Infinity che... semplicemente possono questo è il bello della, delle patch, tra virgolette il bello, è il bello della patch post 8.15. Ok. Che la ogni volta di... che vai a forzare il Baron buff non perdi così tanti HP, quindi questo playstyle un po' tra virgolette sì, clown fiestoso. Attenzione, in realtà perché qui viene bloccato in questo momento Arce, costretto ad indietreggiare. Il Unbreakable fa un ottimo lavoro nel farlo sopravvivere, si butta nel mezzo Solid Snake. Guardate il danno massivo che riesce ad effettuare alla backline della formazione dei Direwolves. Va in Guardian Angel, la Thanatofobia prende Aatrox,
però in grado di sopravvivere grazie al distruttore di mondi. Bravo Cupcake che mangia il proprio top laner e sono tutti vivi da entrambe le parti. Oh, ok. Però gli Infinity possono forzare un Baron in teoria. Relativamente bassi. Shernfire basso, Biopanther bassissimo anche lui in HP. Lo stesso vale per Triple, però decidono di non rischiare. Gli Infinity prendono il drago di montagna. Il punto è che avevi già perso la paranoia, l'istinto omicida e la tanatofobia. Avevi perso l'angelo custode di Solid Snake, quindi neanche la possibilità di tornare in vita qualora si fosse fatto trovare fuori posizione. Non vuoi veramente insistere su quel fronte. Ti accontenti di aver portato a casa lo stallo e un drago di montagna della tua e cerchi di insistere proprio su questi draghi elementali. Infinity adesso con Aatrox che sta pascolando sul fiume, in realtà vuole spostarsi magari sulla corsia inferiore per insistere su quella torre che adesso verrà lasciata scoperta dal richiamo base di Urgot. E invece no, torna sulla corsia centrale. Devo dire che rispetto alle partite precedenti questa si sta dimostrando molto poco disciplinata sulla gestione delle side lane. Quello è vero, ma questa è una cosa che abbiamo in realtà da un bel po' di tempo e lo vedevamo anche nelle ULCS. Sì. O in ALCS. Tutte e due. Dove realtà. Gli unici a gestire le side lane in Nord America erano i Cloud9. No, i Liquid. Anche, anche. Liquid! In EU... In EU i Misfits facevano questo molto bene all'inizio, poi... Poi i Misfits, sì. Il resto è storia. Adesso vanno per largo granchio, gli Infinity potrebbero andare a insistere sul Barone Nashor, rimuovono totalmente visione, Solid Snake all'interno della tana del Barone stesso, non ha ancora completato la lama crepuscolare di Draktar, connette dalla distanza il cercatore del vuoto su King. Quelli erano pochissimi danni per essere su... C'era lo scudo della sovraguarigione. Ok, ok, perdonami. Quindi alla fine della fiera è giustificabile. Gli Infinity si muovono verso la corsia centrale. Anzi, verso la zona superiore, chiedo perdono, la zona del barone. E iniziano l'obiettivo. I Direwolves ragazzi non hanno Aatrox perché rimane top lane, triple al teletrasporto. E adesso infatti arriva in questo utilizzare. Momento. Però il barone è già sotto i 3000 HP. Shernfire arriva troppo tardi su bubble esplosivo. Il barone è già andato, però vogliono entrare. Triple con la suprema su se stesso, in grado di sopravvivere Conto per il momento. Un sacco di danno Varus. Ha fatto saltare in aria il povero King. E questa dovrebbe essere la fine del fight. Cade Cupcake. Gli Infinity trovano un 3-0 più il Baron. E i Direwolves costretti a scappare con la coda tra le gambe, come un lupo non dovrebbe mai fare. E qui devastati perché non portano rispetto verso la velocità che una Kai'Sa comp ha nel chiudere gli obiettivi neutrali. Potrebbero chiudere il game gli Infinity, affermativo. Guarda i secondi Varus, di tempo che ci sono. I death timer sono bassi, chiudono l'inibitore e non vogliono insistere. Si lancia in avanti Cotopaco, che qui ha trovato tantissime risorse per il suo team, trovando dal flank la vita del tiratore nemico. Okay, nice. Solid Snake nel frattempo è già in corsia inferiore, si è portato sneaky su questo lato della mappa, le ondate potenziate dalla mano del barone, adesso anche grazie alla presenza di Renio. Non insisto. Vabbè, gli Infinity torre. Non vogliono rischiarsela, dicono ok, battiamo okay. Ritirata, non vogliamo provare cose strane, però come vedere giocare il replay macro, di quello sì. Che è successo. Qui Infinity vanno verso il Barone Nashor. Shernfire non aveva visione dell'obiettivo, decide di lanciarsi dentro con il blu esplosivo quando ormai è troppo tardi. Vengono imposte su di lui il terrore da parte di Solid Snake, il congelamento, no, da parte di Sandra, quello è arrivato su Relic. Solid Snake si è salvato con uno sputo di HP, anche perché non aveva più neanche l'angelo custode. È arrivata una kill a testa, una per LeBlanc, una per Urgot e una per Kai'Sa. Ringraziano i membri degli Infinity. Barone Nashor, torre dell'inibitore e inibitore in corsia centrale portati a casa. E adesso per loro ci sono solo da giocare quelle side lane tanto a lungo trascurate. I Direwolves non hanno fatto nulla, come guarda possiamo vedere. Guarda il danno ai campioni nell'ultimo fight. Tutto Kai'Sa, tutto Renio. Ovviamente siamo già arrivati a quella fase di gioco dove Kai'Sa ha dettare legge tra i due tiratori e si è visto. Bisogna ammettere il danno fatto da Cotopaco, credo che siano 2040 danni tutti su Varus. Sì, infatti utilizzati per one-shotarlo. Andiamo a rivedere il come, nel senso abbiamo appena rivisto il come tutto ciò sia avvenuto. Cupcake mangia un minion. Intanto Kai'Sa ha già completato il copricapo di Rabadon, oggetto verso il quale si sta spostando anche LeBlanc. Renew, buoni danni sulla struttura considerando che non c'erano i minion intorno, quindi le difese extra erano disponibili. Arce di fronte a tutto il suo team insieme a Relic. Nel frattempo abbiamo LeBlanc che accomoda super minion verso le torri del Nexus avversario. I danni sulle torri ci sono. I Direwolves devono fare una triste scelta, perché se no si arriva in quel momento della partita dove non puoi neanche più fare una scelta.
Cotopaco triple? Triple si è portato in backline. Cotopaco. Posso definirla una brutta idea? Ha utilizzato lo sweeper. Si butta aggressivo su triple. Però manca la seconda distorsione. Arriva la paranoia. Si butta Solid Snake. Torna indietro il buon triple. Però non può fare assolutamente nulla. Viene cancellato. Sarà istinto omicida. Kai'Sa in. Si butta nel mezzo. Sharonfire viene annichilito. Si butta nel mezzo su Biopanther. Guardate i danni effettuati da parte degli Infinity. La tripla. La quadra. La quadra. Che possa essere. Penta, la penta kill per Renew ed è la fine del game per gli Infinity Esports, un team che sembrava destinato a fare da materasso all'interno di questo gruppo, invece niente, loro resistono, prendono il 2-0 nella giornata di oggi. Tanta roba da parte loro, grandissima performance che porta gli Infinity a 2-2, a scavalcare i Direwolves, che tutti devono addirittura come potenziale primo seed di questo girone, e invece totalmente fuori casa, distrutti totalmente, veramente pentakill di Kai'Sa per chiudere la partita e catalizzare la mia opinione su quel campione. È disgustoso, è letteralmente disgustoso Kai'Sa come campione, e niente, questo è quanto. Direwolves adesso, se perdono contro gli EDG, sono fuori, vero? E c'è una grossa chance che ciò accada, questa è la cosa. Sì. Dipende quali EDG vediamo. Gli EDG hanno distrutto i Direwolves l'ultima volta. È stato umiliante per loro. Quindi un triste spettacolo o un piacevole spettacolo, dipende di quale delle due squadre foste fan nello specifico. Sono molto sarei molto spaventato se fossi nei Direwolves. Sì, la pressione psicologica si fa sentire arrivati a questo punto. E andiamo a commentare la draft, perché oggettivamente, ok, hanno giocato veramente bene gli Infinity, però gli hanno lasciato open tutto. Vero? Avevano Urgot, avevano Kai'Sa, avevano Nocturne, avevano Braum con Alistar e Rakan bannati. Avevano una draft meravigliosa, avevano dei power pick che erano insormontabili. È vero, e in più dobbiamo anche contare tutto ciò che c'era a disposizione dei Direwolves, non era comunque male, nel senso... No, mid lane, hai una buona, solida giungla, con una forte bot lane, una buona top lane. Il problema è che... Solida giungla in draft. La partita di Skarner è stata poi pessima. Solid Snake ha carriato sto game nelle fasi iniziali e centrali. Il suo Nocturne. Per due game ha avuto Nocturne. Per due game ha giocato molto molto bene con quel pick. È stato un Nocturne pretty good. Comunque, tornando poi al resto della composizione, A parlare della Pikeman Face. Corsia inferiore, Braum. Anche lì tanta roba da parte di Arce. Prima da parte del suo Rakan, adesso da parte di Braum. Una capacità di gestione del peeling durante i teamfight anche abbastanza sconsiderata, nel senso che Arce gioca quel playstyle da ragazzi io muoio, poi ve la vedete voi. Esatto. Però nel frattempo vi faccio vincere il fight, perché ho messo giù tanti di quei controlli che la metà basta. E ha tankato anche così tanto danno. Direi che questa è la verità su Arce. Però sai, io volevo concludere in fretta questo perché sono ansioso di andare al prossimo game. Addirittura. Sì, perché il prossimo game sarà il Do or Die del gruppo B. Del gruppo B, quindi... vediamo i G2 contro gli Ascension. Sì. Quindi è da lì che si stabilisce se c'è il tiebreaker o meno. O meno, okay? Esatto. Quindi io voglio vedere quel game. Andiamo subito a vedere il grafico dei danni. Infatti 31.000 danni per Kai'Sa. Ha avuto Devo ripetermi? Devo ripetermi? Cioè, no, è rivoltante. Ok, però, ok. Secondo me le due star dello show, Solid Snake e il mid laner. Aiutami, perché Cotopaco. Non mi torna in mente. Cotopaco, esatto. Mi veniva da dire triple, però so che triple è quello che ha perso. Appunto per quello. Però Cotopaco ha avuto secondo me un'ottima partita. Però come già detto, la star del show assolutamente Solid Snake. Sì. Non molto altro da dire riguardo questo game, se non coinvolgete di più i vostri top laner, raga. Cioè giocano anche loro a sto gioco. Allora, so che non sembra, però fosse un matchup Sion Maokai, che dici, ragazzi, voi dopo il terzo oggetto entrambi smettete di perdere. Quindi avervi o venite non avervi mid. È totalmente inutile. Ma se siete Urgot contro Aatrox, campioni che possono picchiare, vero, che possono tirare botte durante i fight, coinvolgeteli per partecipazione, per goliardia, per spirito di squadra. È stato un game abbastanza strano, ma un po' come tutti i game. Un'ultima parentesi. Effettivamente, quello che ha fatto la differenza, perché tu continui a nominare Solid Snake come MVP della partita, io non solo sottoscrivo, ma voglio aggiungere un motivo in più. Tutte le lane dei Direwolves erano lane
vincenti in caso di vittoria. Mi spiego meglio. Erano lane che, se fossero state aiutate correttamente da Skarner nei primi livelli, avrebbero vinto matematicamente la partita. Vero. Invece Nocturne è stato incredibilmente capace non solo nella fase di gestione mid to late con l'utilizzo della paranoia, ma nell'impedire alle lane dei Direwolves di trovare quel vantaggio di cui avevano bisogno per essere efficaci. Ha annullato le lane dei Direwolves. E in generale, ripeto, tante buone performance individuali da parte di tutti e due i team, sì. Però ancora si vede un pochettino che manca un senso di coesione, un po' più presente dal lato degli Infinity, però non ancora raffinato e perfetto come vorremmo vederlo. Tuttavia vedremo più avanti come performeranno queste due squadre, anche perché, come già detto, la chiusura del gruppo A deve ancora arrivare. Quella sarà l'ultimo game degli Edward Gaming contro i Dire proprio Wolves. Ragazzi dei Direwolves, e da lì, se gli Edward Gaming perdono... Ti devo dire una cosa in privato. Potremmo avere 4 spareggi oggi. Lo so, però non sono oggi, ma sarebbero domani. In quel caso sì, esatto. Quella è la cosa, quindi... Ragazzi, da parte nostra, al momento... Andiamo leggermente. Abbiamo la Jerry, compro una vocale. La A di Ancona, grazie. Andiamo brevemente in pausa e torneremo a brevissimo per voi per la prossima partita, quella che sarà la partita decisiva per i G2 all'interno del gruppo B. Oh yes, a tra pochissimo.